Quando ero bambina, avrò avuto 6 o 7 anni, c'è stato un periodo vicino a Natale in cui non volevo più mangiare perché avevo immaginato che il cibo fosse avvelenato. Non so, forse avevo sentito qualcosa alla televisione o sentito qualcosa nei discorsi dei grandi, ma non volevo proprio più mangiare e mia madre cercava di convincermi in tutti i modi a mangiare. Mi ricordo addirittura che mi spiegava: "Ma no, il veleno costa tanto, non te lo mettono gratis nel cibo." Io la guardavo con sospetto e tenevo la bocca chiusa. Finché il giorno di Natale, prima di pranzo, mi ricordo che abbiamo sentito un rumore dal tetto e poi dal camino è arrivata una voce che diceva: "Simona, sono Babbo Natale, ti ho portato i regali, ma tu devi mangiare." Mi ricorderò sempre l'emozione che ho provato. Era come una chiamata dal mondo celeste. Mi sentivo chiamata da qualcosa di grande e non potevo disubbidire a Babbo Natale. Così ho iniziato a mangiare perché volevo restare in contatto con quell'esperienza e mi sono ripresa. Anni dopo ho scoperto che quel Babbo Natale era mio zio Eugenio di Ferrara, che poverino era salito sul tetto pieno di ghiaccio e di neve. Eravamo a Cortina e c'erano almeno meno 10 gradi in quel periodo. Ma perché vi ho raccontato questa storia? Perché non mi sono mai dimenticata quell'emozione e credo che in molte situazioni della mia vita sia stato quello stesso sentimento di connessione a qualcosa di più grande a illuminarmi e a guidarmi. Il mio augurio è che ognuno di noi trovi il tempo di cercare dentro di sé quel punto a cui riconnettersi. Può essere lontano o vicino nel tempo, un piccolo o un grande punto, l'importante è farlo rivivere e tenerlo vivo. Se poi avviene in questi giorni di Natale e Capodanno, secondo me molte cose speciali possono accadere a partire da quel punto. Alcune persone mi hanno scritto che i miei video in qualche modo li hanno connessi con la loro voglia di volersi bene, avere cura della salute, dell'alimentazione. Mi fa piacere avere dato un contributo in questo senso. Spero di continuare a farlo e chiedo a tutti di continuare a seguirmi e sostenermi anche in questo nuovo anno. Facciamo in modo che sia sempre più trendy e sano per tutti noi. Buon Natale!